Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Amici di GoTV, buonasera, benvenuti, canale 63, io sono Vanessa Grema, oramai ci incontriamo spesso, ma non per questo appuntamento, perché parte in questo momento Go Beauty e do il benvenuto a Letizia Maestri. Ciao Letizia. Ciao Vanessa, ciao, buonasera a tutti. Tu sei la makeup artist delle celebrity, ne hai truccate veramente tantissime. Eh sì, ne ho truccate tante, dovrei contarle, credo più di un migliaio. Veramente? Penso proprio di sì. Ma hai la tua agendina, tipo il libretto nero? No, anche no. Con i voti? No, no, è uno scherzo, ma guarda, nella mia carriera credo di aver truccato più di 10.000 donne e più di un migliaio celebrity vere e proprie, cioè quelle che conosci proprio per la strada. Ecco, d'ora in poi hai aggiunto Vanessa Gray al tuo libretto? Certo, ecco, da oggi. Ecco, il mio make-up della Letizia Maestri. Siamo qui ovviamente per parlare di bellezza, per parlare della tua esperienza, di tutto quello che hai fatto, e si è concluso da pochissimo il Festival di Sanremo. Se sei d'accordo, noi faremo vedere un abito, una sfilata e una donna che si chiama Anna Valle. Non ho fatto io quelle scale, ma mi sono emozionata. Hai truccato Anna Valle all'ultimo festival? Sì, sì, l'ho truccata, è stata un'emozione in effetti quasi sconcertante, perché ti rendi conto che sembra solo un trucco, uno dice sai trucco pettino, facciamo, invece quando lei è scesa è stata un'emozione per tutti, perché era un po' diversa dal solito, diciamo. Ecco, che trucco aveva? Ho visto qualcosa sul celeste, possibile? Era un blu intenso e un argento, e quindi un abbinamento interessantissimo sul suo occhio che è verde, e quindi l'ha esaltata tantissimo, infatti era molto più luminosa del solito. E poi chiaramente c'è stata questa idea del rossetto, che era praticamente identico al vestito, che il vestito tra l'altro aveva una tonalità di blu, perché era un vestito rosso purpureo con un effetto cangiante bluette, e io sono riuscita a creare questo rossetto mescolando tre prodotti. Ecco, ho visto il vestito di Alberta Ferretti, mi sono andata a ti informare. L'abito della Alberta Ferretti, un abito meraviglioso, come ha chiuso la cerniera, ho detto wow, ho detto qui bisogna fare qualcosa di veramente diverso, e così diciamo che mi sono inventata questo trucco, queste tonalità. Ecco, io sono sempre curiosa, no, per chi fa questo tuo lavoro, ma come hai iniziato, cioè come hai scoperto questa passione? Magari era una tradizione di famiglia oppure no, è stato così per caso, il talento, insomma. Ma guarda, hai incontrato Letizia Maestri? No, guarda, nessuno della mia famiglia faceva questo mestiere, e sinceramente è una lunga storia, diciamo, la faccio breve, che nella mia, io avevo come una sensazione di dover fare qualcosa per le donne, già da piccola avevo questa idea, e in effetti ho iniziato, senza saperne leggere né scrivere, a fare la parrucchiera. Era il 1981, io avevo tutte le buone propositi per imparare, ed è così che poi, lavorando in questo negozio di parrucchiera, sono stata fortunata a trovare questa maestra che mi aveva già detto nel 1981 che sarebbe diventato unisex, che si sarebbero uniti i mondi, eccetera, eccetera. Io lo guardavo come se fosse una pazza. In effetti però ho detto, ma sai, lei ne sa più di me perché è più grande, quindi seguirò il suo consiglio, ed è così che ho iniziato. E il trucco è stato una logica conseguenza, anche perché a me piaceva, mi truccavo, e quindi è stato facile per me, ma probabilmente perché ne ero proprio portata. Infatti quando io feci il primo film avevo già un'esperienza naturale, ecco. Infatti mi scelsero perché sapevo in modo naturale fare delle cose. Bene, aspetta, aspetta lì, abbiamo una sorpresa per te. Oh mamma, aiuto.
Che trucco, ragazzi! Questa è la sorpresa per la nostra Letizia Maestri, sbirciando con i nostri tecnici tra il tanto materiale che ci ha inviato. Ci ha colpito moltissimo questo video. Ci racconti? Ma guarda, rivedere questo video dopo tanto tempo, io non mi ricordavo neanche più di averlo fatto, pensa un po'. E mi risveglia delle emozioni e dei sentimenti fortissimi, perché pensa che per accedere a questo workshop, che è il workshop di secondo livello, bisogna aver fatto un percorso nella mia diciamo scuderia di truccatrici, e quindi si può accedere solo dopo un determinati passaggi, e le ragazze hanno sudato, le truccatrici hanno sudato sette camicie, perché c'era proprio una logica nel make up. Loro dovevano fare una ricerca personale e presentare dei trucchi con dei colori freddi, dei colori caldi e con le ciglie assolutamente non nere. Non nere? No. Era proprio un categorico. Infatti, se noterai, se hai notato, ci sono delle ciglia rosse, verdi, ma assolutamente vietato il nero. Poi ho visto anche dei colori comunque molto vivaci, con personalità. Sì, infatti, era proprio il lavoro, era proprio abbinare. Il lavoro che ho fatto fare alle mie ragazze, alle mie allieve, era proprio quello di imparare a mescolare colori improbabili che solitamente non si usano in un modo armonioso e che avessero un senso. Infatti, come vedi, le modelle sono diventate bellissime. Tra l'altro, il servizio è stato pubblicato anche. Ma dalle tue parole, come vedo anche i tuoi lavori, poi noi insomma è da un po' che ci conosciamo, noto che tu sperimenti tanto, cioè certo. Ti piace proprio cercare di capire anche il trucco che può essere più giusto per una celebrity, per una ragazza normale, per... Certo, assolutamente, perché è un po' logico usare gli stessi colori, quindi tanto vale o io o un'altra potrebbe andare bene, invece io cerco proprio di trovare in ogni donna una personalità e un linguaggio anche attraverso il trucco, per far sì che questa donna diventi veramente unica, perché qua si parla di unicità eccetera eccetera, però poi alla fine le vedi tutte truccate nello stesso modo. Invece io cerco sempre di trovare in una donna qualcosa, un indizio, un aggancio che mi faccia capire che quella donna può portare in quel momento quel determinato colore, quel determinato trucco. Alle ragazze che magari stanno per iniziare un percorso, che hanno voglia proprio di diventare delle make-up artist, che cosa direbbe Letizia Maestri? Che devono armarsi di tanta pazienza, la passione ovviamente è fondamentale, la passione, la visione, devono avere una visione, io dico sempre la visione negli occhi, la passione nel cuore, e devono avere tanta, tanta, tanta pazienza e perseverare molto e studiare sempre, non fermarsi mai nello studio, nella ricerca, perché io oggi, dopo 40 anni di mestiere, sono ancora attratta dalla ricerca, dallo studio, dal... perseverare anche, se vogliamo. Dal nuovo, e poi sono anche curiosa di sapere questo, anche dai prodotti, no? Magari chissà quanti ne usi, quante aziende, e anche lì vai alla riscoperta per cercare di capire quello che può essere più giusto in base alla pelle. Come fai a fare la tua ricerca? Allora, innanzitutto cerco di, appunto, con la visione, cerco di capire qual è la cosa che piacerà diciamo alle donne, al pubblico. Dopodiché cerco di trovare dei prodotti che mi aiutino ad ottenere quella texture, quella forma di leggerezza, se serve, o di, non so, di shock, colore shock, diciamo così, per poter dare al mio trucco una personalità definita. E il prodotto è fondamentale, il prodotto sia nello skin care che nel prodotto di abbellimento è una ricerca praticamente quasi giornaliera. Ok, ecco, sarei curiosa, vorrei andare nello studio di Letizia per vedere tutti i prodotti che ci sono e rubarli anche un po'. Cosa hai portato qui a GoTV questa sera? Ho portato delle cosine, sì, in effetti. Va bene, poi proviamo a casa. Provo io per voi, amiche, e vi farò sapere. Allora, facciamo così, rimanete con noi, andiamo in pubblicità e poi parliamo di musica, nonostante si parla di beauty, di bellezza e di make-up. Pubblicità e poi siamo di nuovo qui. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale.
Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. Continuiamo a parlare di make up con la nostra Letizia Maestri, e non solo, più che di bellezza, di beauty, visto che il programma si chiama Go Beauty, parliamo di esperienza. E con te, Letizia, siamo andati veramente a spulciare ovunque, siamo arrivati anche a videoclip musicali, ne hai fatti molti. Vorrei prima farti vedere questo, c'è una certa ex Spice Girl, e ti dico solo un nome: Luca Tommasini. Oh wow, eh? Bello, interessante, vediamolo. Io continuo ancora a ballare. Letizia, balla anche tu. Fantastica, fantastica. Vabbè, muovi solo il piede, eh. Diciamo che muovi solo il piede, ancora si deve un po' lasciare andare. Però attenzione, vengo lì che balliamo, ne combineremo di ogni. Oh mamma mia. Oh signor, penso che mi hanno messo anche nei film a certe volte. Ma tu fondamentalmente sei anche un po' timida o no? Sono timida nel mio presente e molto invece determinata nel mio lavoro, sì. È come un Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ti capisco e lo comprendo molto bene. Ah sì, eh? Sì, lo comprendo molto bene. Non lo diresti, ma cioè, poi dentro di noi, facciamo un po' le filosofiche, c'è sempre quella parte un po' di timidezza, anche se non vorresti farlo vedere, no? Ma sai, in verità devi considerare questo, che io ho sempre lavorato dietro le quinte, quindi per me stare davanti a una telecamera non è abitudine. Certo, magari ne farò l'abitudine, ma in questo momento diciamo che sono ancora nella versione truccatrice dietro le quinte, che cosa che ho scelto di fare fortemente, quindi la timidezza viene data anche dal fatto che non sei abituata a parlare del tuo lavoro, perché ti sembra tutto normale, ecco. Vabbè, perché sei abituata a farlo da tanti anni, invece no, è proprio bello raccontare quello che accade dietro le quinte. Anche in questo video è successo di tutto. Infatti io voglio sapere questa collaborazione, come è nata con Luca, come avete lavorato lei con Jerry? Beh, guarda, allora con Luca Tommasini io l'ho conosciuto grazie a un video fatto con Paola e Chiara, dopodiché lui mi ha conosciuto con loro e mi ha chiesto subito di fare un altro video che non so se avete, un pazzesco, dove io ho fatto un body painting, dove lui è rimasto contentissimo, dopodiché mi chiamò per fare la Jerry Halliwell. E con la Jerry Halliwell abbiamo fatto, in questo video erano 2 giorni di lavoro, abbiamo fatto mi pare 8-10 cambi trucco con una velocità supersonica. Il cane che vedete nel video è il mio cane. Ah, quindi è reale, è il tuo cane? Era il mio cane, io andai al casting, cioè andai all'appuntamento per conoscere la Jerry Halliwell col mio cane e si sono innamorati del mio cane, insomma, finito dentro il video. Alcune cose divertenti sono anche che per esempio hanno usato combinazione sempre un abito della Ferretti, che fu tagliato, un abito stupendo, fu tagliato per fare quella scena del disco dove lei ha le gambe tutte scoperte. Ah, ok, perché bisognava far vedere le gambe. Perché bisognava far vedere le gambe. E poi non so. Ho regalato la parrucca riccia che lei ha nel video, io gliel'ho regalata perché lei era impazzita per questa parrucca. Insomma, sono successe tante cose. Lei mi chiese di fare il loro tour e io dissi di no.
E come mai? Adesso te lo devo chiedere. Ti devo dire la verità, avevo fatto un po' dei calcoli e mi portava via per tanto tempo da Milano e perdevo tutti i miei, diciamo, tra virgolette, ingaggi già confermati. Quindi è difficile organizzare il tutto, a parte la famiglia, ovviamente, magari... Se non sbaglio, questo video fu girato nel 2004, se non ricordo male. Quindi io ero proprio nel pieno del... vivevo a Parigi in quel periodo, quindi era un momento un po' difficile. Col senno di poi avrei forse dovuto fare quell'esperienza, perché mi manca. Ecco, quindi questo potrebbe essere insomma un qualcosa che non hai vissuto e col senno di poi? L'ho vissuta con degli uomini, ho fatto dei tour con dei cantanti, non so se ti ho mai raccontato questa cosa. Raccontacelo, visto che stiamo parlando di musica. Nel 1994, dal 94 al 96, sono stata la truccatrice ufficiale del gruppo Pooh. I cantanti, wow. I quattro Pooh erano miei clienti e io li truccavo, li pettinavo in quasi tutti i loro concerti, perché stavano facendo questo progetto di filmare i loro concerti e quindi io ero dietro le quinte insieme a loro. Ecco, visto che facciamo anche noi un saluto speciale a Stefano D'Orazio, anche le Vibrazioni avevano la sua batteria all'ultima festival di Sanremo, trovo che sia stato veramente un bellissimo momento. Ecco, una cosa che non sapevo della tua carriera che ci hai raccontato, ma se parliamo ancora di musica, abbiamo un altro video da farti vedere, rimanete con noi così guardiamo Paola e Chiara, ecco in questo caso abbiamo solo Paola Iezzi. Paola Iezzi qui con noi, non in modo insomma fisico, però attraverso questa canzone che si chiama Se perdo te. Ma che bello questo trucco, ho visto un arancione, io amo un arancione, non si direbbe oggi, però amo l'arancione. Beh, l'arancione è uno dei colori più difficili da usare nel make-up, e lei aveva questa idea, io l'ho sviluppata in modo che lei fosse più carina, perché è un colore che alle volte se sbagliato mortifica, invece io sono riuscita a dare delle linee, delle forme e devo dire è bellissimo, sono molto contenta a fare questa cosa con lei, perché era il suo primo video da solista. Da solista. Tra l'altro, non so se posso dirlo, lo dico lo stesso, lei ancora oggi ha nel suo desktop del telefono questa foto. Di questo brano, anche perché è veramente è bellissima, però qui ha una personalità, un look, cioè davvero fantastico. Fresco, come dici tu, favola? Cos'è che dici? Favola, sì, favola, molto interessante. Paola, ciao, un bacio te lo mando anch'io, sei una favola. Era proprio bella, sì. Ma poi con Paola e Chiara tu hai fatto altri video come Festival, Kama Sutra, insomma ce ne sono tanti. Beh, ho fatto tutto il loro percorso da... aspetta, come si chiamava? A parte Festival, feci Festival, Kama Sutra, Se perdo te. Vamos a bailar.
No, vamos a bailar purtroppo non l'ho fatto io, non le conoscevo ancora. Io ho fatto... Amici come prima, mi costa... Troppo... Adesso no, inizio a cantarle tutte, no, basta, fermatevi. No, no. Vabbè, tanti altri. No, no, beh, ne ho fatte tanto, ho fatto anche Piogge d'estate, ho fatto Fatalità, uno dei video più belli secondo me che loro hanno fatto, che non viene tanto visto. Insomma, ne ho fatte tante con loro, sì. Dal punto di vista musicale, cercare di capire la personalità e anche portarla in una canzone attraverso un video, come si fa? Guarda, ti devo dire la verità, con loro non è stato semplice perché sono due sorelle, vivevano quasi in simbiosi, e la cosa che io ho fatto fin da subito con loro, ho messo proprio le carte in tavola, in chiaro, ho detto: secondo me siete due donne completamente diverse, una tra l'altro bionda, una mora. Detto, secondo me la cosa più giusta è tentare di cercare di assolutamente di dare una personalità unica a singolarmente a voi stesse. Quindi a una facevo, alla Paola facevo un determinato trucco, alla Chiara un altro trucco completamente diverso, e comunque mettendole vicine era un trucco che stava bene insieme. Quindi c'era un lavoro di incastro, tra virgolette, senza dover ovviamente mancare di livello sia su una sull'altra, e anche proprio di proporzione. Era un lavoro di proporzioni, infatti in festival, se tu noti la scena quella famosa della macchina, loro sono forti nel loro look entrambe, con una personalità completamente diversa. Perché poi lo sono nella vita. Certo. Ma parlando ancora di celebrity, visto che siamo tra un po' quasi in chiusura, cioè vola il tempo. Ho paura. Chi? No, non è una domanda scomoda, non ti preoccupare, sono buona, sono brava, sono bionda. Hai sempre un alibi, da bionda. Certo. E, tra le celebrity, chi ti piacerebbe truccare che ancora non hai truccato? Dal punto di vista cinematografico e magari anche da un punto di vista musicale. Italiane o straniere? Oh, fai tu, guarda, siamo generali, globali. Chi mi piacerebbe truccare? Sono tante le donne che vorrei truccare, perché le vedo truccate male, quindi non posso dirti i nomi. Va bene. Allora dimmi un uomo che ti piacerebbe truccare, dai, facciamo così. Perché so che hai truccato anche George Clooney, insomma, tante. Sì, ho truccato George Clooney, ho truccato Malkovich in quel famoso spot, ho truccato Kevin Costner. Ma guarda, lì è difficile perché loro sono tutti belli. Ho truccato un sacco di uomini, ho truccato in Italia, ho truccato, non so, Bentivoglio, ho fatto dei film con Bentivoglio. Vabbè, lo dico io allora, lo dico io per te. Allora, io, Letizia Maessi, vorrei truccare Raoul Bova. Raoul Bova, no. Vabbè, Raoul Bova, no, io mi lavo... Vabbè, allora ce l'ho, scusate. Io, Letizia Maessi, vorrei truccare Brad Pitt. Ecco, Brad Pitt mi piacerebbe truccarlo, ma tanto l'ho visto dal vivo, è così figo dal vivo che non ci bisogna fare. Serve. Ecco, lì sarebbe bello fare un discorso, se devi fare un film, creare un personaggio, allora sì che mi interesserebbe farlo. Bene. Perché così fare una pubblicità, una roba, sì, va bene, ok. Però a me mi affascina la trasformazione. Allora, io ti bacio, ti abbraccio, abbracciamo voi anche a casa. Go Beauty torna molto presto, alla prossima puntata parleremo di Miss, avremo degli ospiti. Letizia, allora, grazie per questo primo appuntamento Go Beauty, continueremo a parlare proprio di bellezza e di make-up. Bene, non vedo l'ora. Ciao Letizia Maestri e ciao. Grazie a voi per essere stati con noi. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy.